Eccoci! Siamo tornati. Cara Enrica, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di yoga della risata. Yoga della risata? Sì! Curioso. Allora, quale di queste non è una delle tecniche usate nello yoga della risata? Zuppa calda, montepremi, scossa elettrica, mille piedi, crema, barca a motore, occhi di toro, candeline o ascensore? Allora, lo yoga della risata è una pratica inventata in India e si basa sul fatto appunto che il corpo non distingue fra risate spontanee e quelle indotte, e quindi comunque qualcosa che, anche se sono risate artificiali, portano benefici al nostro corpo e alla nostra psiche. E si può arrivare a fare queste risate con queste tecniche. Una di queste però non esiste, non dovete dire quella per non prendere la scossa. Iniziamo da Jessica, prego. Ma mille piedi? Scossa? C'è. Com'è la tecnica del mille piedi? I partecipanti al corso si sdraiano a pancia in su, a terra, uno accanto all'altro. Alzano le braccia e le gambe in aria e iniziano a ridere muovendole velocemente, come fossero le zampette di un unico mille piedi. Scusa, facciamo una cosa allora. Tu riconti queste cose, mentre Benedetta, Cristina e Serena venite qui, mettete qui e cercate di rifare le tecniche. Venite qua, così si riesce a capire meglio. Venite qua. Allora, voi tre vi mettete qui in fila. Enrica spiega, allora rispiega un attimo questa tecnica, scusami. Allora, vi dovete sdraiare a terra, ecco. Pancia in su. Ah, pancia in su, sdraiatevi a terra, pancia in su, tranquillo, tanto è sporco, vai, andate voi tranquillamente. Okay. Perfetto. No, la testa però di Serena ha dove i piedi delle altre. Come la testa di Serena? Serena all'inverso in pratica. Ah, okay. Ecco, perfetto, così, bene. Ok, poi devono sollevare le braccia, sì. E le gambe in aria. Sì. Muoverle e iniziare a ridere. Vabbè. Basta così. Come vi sentite? Meglio? Ferma lì, state lì, vediamo tutti gli altri. Restate così. Davide, tocca a te. Barca a motore. Scossa? Va bene. Fingendo di dover accendere il motore di una barca a mano, si porta improvvisamente il gomito indietro, scoppiando in una bella risata. Allora, questo si fa in piedi, allora? Si fa... Sì, ah, sì, anche cioè, in piedi. Che mettete in moto, vai. Così, piedi. Vai, 3, 2, 1, via. Aspetta, questo potete provare anche voi, provate anche tutto lo studio, via. 3, 2, 1. Fa benissimo, mi sento bene. Francesco, vediamo un po'. Occhi di toro. Scossa. Va bene. Allora, i partecipanti al corso si sdraiano a terra. Prego. Con le teste vicine a formare un cerchio. Vai. A pancia in su. Io di imbranate ne ho viste tante, ma loro battono. Va bene, poi? Da qui iniziano a ridere forte, man mano la risata coinvolgerà tutti. Andiamo avanti. Andiamo da Monica. Ascensore. Eh? Ascensore. Scossa? Va bene. Allora, ora vi rimettete in piedi, che si deve fare adesso? Si finge di stare in un ascensore dove c'è tantissima gente, stretti l'uno all'altro e all'improvviso si scoppia a ridere. No, stretta. Un po' così. Questa fa proprio bene, questa. Andiamo da Jessica. Io provo con candeline. Scossa? Non sono mai state così felici le mie professoresse che sia arrivata la scossa. No, stavano gufando.
Ma fermi lì, perché intanto le facciamo tutte. Allora, Jessica ha preso la scuola. Candeline, com'è candeline? Non esiste questa tecnica. Ah, già, ecco, quindi non la... spengetevi. No, allora, andiamo invece con zuppa calda. I partecipanti ridono muovendo le mani davanti la bocca come se volessero farsi aria dopo aver mangiato una zuppa troppo calda. Vai, provate. Ah. Questo potete farlo anche voi. Poi, Montepremi. Montepremi. Si ride saltellando e portando le braccia al cielo come se si fosse vinto al Super Enalotto. O all'eredità, o all'eredità. Perfetto. Scossa elettrica. Sentiamo scossa elettrica. Si finge dando la mano ad uno dei compagni di corso di prendere la scossa e quindi si scoppia a ridere. Beh, provate anche voi, datevi la mano e fate l'intervento. E per finire, crema. Si ride a crepapelle mentre si finge di spalmarsi sul corpo e sul viso della crema. Basta così, grazie. Oh, però siamo riusciti, forse non a ridere, ma a sorridere. Grazie. Jessica.